Il dolore ci conduce per mano alle soglie della vita eterna. Il dolore ci conduce per mano al godimento delle beatitudini. Questa frase di Léon Bloy che è stato oggetto della nostra riflessione di ieri. E in questo cammino di riscoperta delle nostre miserie, delle nostre fragilità, ma anche di accoglienza, che è un cammino dell'anima, il cammino dell'anima appunto è in discesa, è una kenosi. D'altronde noi siamo chiamati a farci santi imitando, che non vuol dire fare sempre allo stesso maniera, ma imitando nel senso di vivere nella sostanza della nostra vita, che cosa? La kenosi di Gesù, che da Dio si è fatto uomo, da ricco si è fatto povero. Quindi Dio nel Figlio non ha fatto un cammino di ascesi, cioè di salita, ma di discesa. Dio si è fatto uomo. Questa è la cosa più, tra virgolette, scandalosa di Dio. Un Dio che si fa uomo, che si fa carne, ma secondo la logica dell'uomo non è possibile, ma secondo la logica di Dio, e la logica di Dio è una sola logica, quella dell'amore, è essenzialmente questo. Un Dio che discende è un uomo che per essere come Dio, perché Dio ci vuole come Lui, cioè ci vuole santi, deve ascendere a Lui discendendo in se stesso, cioè vivendo l'esperienza delle beatitudini, vivendo l'esperienza della crocifissione, vivendo l'esperienza della povertà nella propria vita. E Léon Bloy continua: noi tutti dobbiamo fare una cosa sola in questo mondo. Che cosa dobbiamo fare in questo mondo? Qual è questa cosa sola? E lo spiega. Ed è diventare santi. E fin qui ci siamo, perché tutti per il nostro battesimo siamo chiamati a diventare santi. Ma bisogna soffrire molto per questo. Ecco, il cammino della santità non è un cammino facile, non è nemmeno un cammino impossibile, ma è un cammino impegnativo, è una lotta continua contro te stesso, perché l'uomo vuole sempre salire, l'uomo vuole sempre apparire, l'uomo vuole sempre dominare sugli altri. Il cammino di santità, il cammino dell'anima è un cammino di, appunto, spogliazione dell'orgoglio. L'uomo che vuole farsi santo è un uomo che deve farsi servo, che deve farsi schiavo, è un uomo che deve spogliarsi di tutto, essere libero per amare e per amare come Dio ci ha amato e ci ama. È risaputo, continua Léon Bloy, quando si è cristiani, ma non si dice abbastanza, che esiste un solo modo per soffrire davvero. Quindi Léon Bloy ci sta dicendo che il dolore, che è quella realtà tragica con cui tutte le donne e tutti gli uomini del mondo fanno i conti, il dolore è appunto una via per discendere, per fare questo cammino dell'anima in discesa, per poterci poi santificare. Si tratta di rinunciare in anticipo a qualunque consolazione. Sì, Léon Bloy sta dicendo, si tratta di rinunciare in anticipo a qualunque consolazione. Quindi non dobbiamo nemmeno chiedere la consolazione nel dolore? Ve lo dico domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!